Una vita sana, tutta da ridere. Dicono gli esperti che tutti i giorni bisogna mangiare una mela per il ferro, una banana per il potassio e un'arancia per la vitamina C, bere una tazza di tè verde senza zucchero per prevenire il diabete, tutti i giorni bere 2 litri d'acqua che per rifarla ti serve il doppio del tempo che ti serve per berla. Tutti i giorni devi prendere un Actimel o un Activia per avere la casei immunitas o il bifidus exensis, che nessuno sa cosa siano, però se non ne prendi 1,5 milioni tutti i giorni non sei a posto. Ogni giorno un'aspirina per prevenire l'infarto, un bicchiere di vino rosso per la stessa cosa, uno di bianco per il sistema nervoso e una birrettina che per ora non ricordo a cosa serva, ma di sicuro fa bene a qualcosa. E se per caso te li sei presi tutti insieme, adesso più ne versi e meno ti accorgi di averli bevuti. Tutti i giorni devi mangiare fibra, molta, moltissima fibra, fino a che non ne fai un pullover. Devi fare dai 4 a 6 pasti al giorno, leggeri, senza dimenticarti di masticare ogni boccone almeno 100 volte. Facendo un piccolo calcolo, solo per il mangiare se ne vanno circa 5 orette. Ah, dopo aver mangiato devi lavarti i denti, dopo ogni pasto devi lavarti i denti, dopo Actimel i denti, dopo la mela i denti, dopo la banana i denti, e fai così finché ti restano i denti. Poi passati il filo interdentale, massaggia le gengive, sbianca i denti con Blancs. Meglio se hai un bagno abbastanza grande, così puoi avere un'intera orchestra che suona per te, perché questo è un localino nel quale passerai molte ore al giorno. Devi dormire 8 ore al giorno, lavorare altre 8 più 5 che passiamo a mangiare fa 21, te ne rimangono 3 se non hai preso altri impegni. Alcune statistiche dicono che vediamo circa 3 ore di televisione al giorno, ma già non si può, perché bisogna anche camminare almeno mezz'ora tutti i giorni. Per esperienza personale sono 15 minuti per andare e 15 per tornare, altrimenti la mezz'ora diventa un'ora. Ogni giorno bisogna leggere almeno 20-30 pagine di un libro su un tuo interesse specifico, cibo per il corpo, cibo per l'anima, e così se ne va un'altra oretta. Devi essere bene informato, così devi leggere almeno 2 giornali al giorno per comparare le informazioni. Devi curare le amicizie, perché sono come le piante che vanno annaffiate tutti i giorni, anche quando sei in vacanza. Ah, devi fare sesso tutti i giorni, però senza cadere nella routine. Devi essere innovatore, creativo, rinnovatore, seduttore, e questo porta via il suo tempo. Ah, ti ricordo che dopo ogni pasto devi lavarti i denti e passare il filo interdentale. Devi prenderti poi il tempo per pulire casa, fare il bucato, stirare, rifare i letti, cucinare, lavare i piatti, curare il cane, il gatto, il canarino, il pesce e i figli, e lavarti i denti. Ora puoi anche considerare il suicidio come valida opzione alternativa. Alla fine, facendo un piccolo conto, ci vogliono almeno una 30 di ore al giorno. Che fare? L'unica possibilità che ti rimane è che puoi fare alcune cose nello stesso momento, tutte insieme. Per esempio, doccia con acqua fredda e bocca aperta, così mentre bevi l'acqua esci dal bagno con lo spazzolino in bocca, fai l'amore quotidiano e creativo con la tua partner che sta guardando la TV mentre ti sta parlando, e tu intanto pulisci casa con una scopa nel... Ti è rimasta una mano libera? Chiama un amico o i tuoi genitori e, dopo averli chiamati, bevi un bicchiere di vino, perché ti mancheranno. Il Bio Puritas con la mela te lo può dare la tua partner, mentre lei mangia la banana con l'Actimel, e domani ci si scambia. E meno male che siamo cresciuti, altrimenti un Danito extra calcio non doveva mancare. Se ti sono rimasti altri 5 minuti, manda una mail con questa storiella ad un amico mentre prendi un cucchiaio di citrosodina, che fa sempre bene. Ora ti lascio, perché tra Actimel e Activia, mezza mela, la birra, il primo litro d'acqua, il terzo pasto con la fibra del giorno, non so cosa mi stia succedendo, però so che ho bisogno urgentemente del bagno. E già che ci sono, leggerò una 10 di pagine di un libro, manderò un SMS e mi darò una lavatina ai denti. Ciao!